Il percorso iniziato tanti anni fa, giorno dopo giorno, sembra sempre più delinearsi e prendere la direzione che ho voluto. Abbiamo sputato lacrime e sangue attraverso sacrifici, sofferenze e tanti, tantissimi errori, ma non sono stati vani perché ci ha portato a migliorare come famiglia. Tutti noi siamo diventati giorno dopo giorno più consapevoli delle nostre spese e dei nostri limiti, ma anche delle nostre capacità. Per essere un investitore di successo a lungo termine, ma soprattutto per essere un risparmiatore consapevole delle proprie necessità, bisogna passare fra vari step. Oggi porto a compimento il terzo progetto e voglio rendertene partecipe, ma te ne parlo solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale di Io Risparmio. Io sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi. E già, proprio questa ultima frase è il mio ultimo progetto completato, un surrogato delle mie esperienze e dei miei errori e di tutte le decisioni sbagliate e giuste e tecniche usate per uscire dal pantano dei debiti. Se non mi conosci o mi segui da poco, forse non conosci la mia storia. Fino a 3 anni fa ero sommerso dai debiti con più di 35.000 euro di passività, senza soldi da parte e senza neanche avere la benché minima consapevolezza del denaro, di come si trattasse, di come si investisse. Insomma, una situazione esageratamente pessima. E lì è scattata la scintilla, quando a febbraio del 2019 ho scoperto che sarei diventato papà. Tutto il mondo è cambiato e non potevo far vivere a mio figlio la miseria che veniva causata dai miei errori. Ora sono qui con una ditta individuale, ho la certificazione AIF per fare consulenze e fra i tanti progetti c'era anche questo libro. Non si tratta di una Bibbia dell'investimento, ma di un libro che molti potrebbero leggere in una giornata, senza tanti giri di parole, ma che è diretto con tanti capitoli pratici in cui spiego tutte le mie tecniche, le mie esperienze e tutti i miei pensieri utilizzati per risolvere la mia situazione. Non ho voluto essere il solito che ripete sempre lo stesso concetto per allungare il brodo e fare più pagine nel libro. Nel tempo sono diventato sempre di più una persona molto pragmatica e per me il tempo è la variabile più importante che ci sia. Il libro si evolve in 8 capitoli che affrontano le tematiche principali di una persona che dovrebbe essere in grado di maneggiare le proprie finanze, partendo dalla consapevolezza di quello che ci sta accadendo intorno, nel realizzare che stiamo sbagliando e farlo con estrema sincerità e criticandosi molto. Si passa poi alla formazione del debito, alle tematiche inerenti alla sua crescita e alle tecniche per poterlo eliminare in maniera più veloce e più pianificata possibile. Poi solo successivamente si passa ai capitoli del risparmio e dell'investimento. Questo perché è impensabile di cercare di risparmiare ed investire se ogni mese ci si ritrova a pagare rate su rate, debiti su debiti e mazzi vari. Come e dove risparmiare? Quali sono le metodologie per andare a recuperare i soldi limitando le spese inutili oppure ottimizzando quelle esistenti? E poi, quali siano le varie possibilità di investimento per un piccolo investitore, quale posso essere io o quale può essere anche tu. I 2 ultimi capitoli sono molto sulla parte psicologica, cerco di approfondire come perseverare nelle buone abitudini e come evitare di ricadere nella trappola della eccessiva sicurezza in se stessi, un po' come il vizio del fumo. In questi errori ci si può sempre ricadere e inoltre poi si andrà a parlare del cambiamento, di come effettivamente alla fine tutto è e deve diventare un'abitudine che sia parte di noi, della nostra quotidianità. Non vi dico quale soddisfazione ho da questo libro, non tanto perché mi aspetto di diventare il nuovo Tolkien con una marea di vendite, ma perché finalmente posso dare a tutte le persone che si trovano o si stanno trovando in difficoltà economiche una ricetta per uscirne, la mia ricetta, quella che ha aiutato me, e soprattutto dare la speranza di far capire che non è impossibile uscire da questo pantano economico, che la speranza non è l'unica cosa che ci rimane, ma che abbiamo davanti per davvero una via d'uscita e dobbiamo solo farci indicare come imboccarla e come risolvere i nostri problemi. Non siate affranti o demoralizzati, perché se ne sono uscito io che erano 20 anni e passa che non avevo né la testa né la voglia di uscirne, anche voi potete eliminare i debiti, risparmiare e cominciare a mettere qualcosa da parte in investimenti per la vostra pensione. Il link per ottenere il libro sia in formato Kindle che in formato cartaceo lo trovate qui sotto nella descrizione del video e nel primo commento pinnato. Spero di poter aiutare più persone possibili a riottenere la loro vita indietro. Voglio chiudere la parte finale di questo video
con una parte finale, quella dei ringraziamenti, che si trova proprio nell'ultimo capitolo del libro. Ogni persona nel mio percorso di vita mi ha donato qualcosa e per questo ho deciso di ricambiare o cercare di dare quello che ho ricevuto donando alle persone sotto forma di questo libro, una parte di quello che mi è stato regalato. Tramite la mia esperienza e i miei errori voglio ringraziare te se hai comprato questo libro, perché non solo supporti me, ma stai cercando di migliorare e supportare te stesso. E questa è la cosa più importante che ci sia al mondo. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo su questo canale, di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa perderti nessun video successivo. Ovviamente, oltre a comprare il libro se ne hai voglia, sostienimi qui su YouTube o su Patreon al costo di un caffè al mese o chiedi una chiamata per una call di educazione finanziaria, sempre dal link qui sotto. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. E se leggi il libro, fammi avere le tue impressioni. Ciao!